Ciao a tutti, benvenuti sul canale, io sono Moreno, gestore anche della pagina di GigRobo su Facebook e settimana scorsa ho postato una foto con tante di queste testoline. Testolina di Jig che può essere sia portachiavi che ciondolo. Chi le fa? Bellissime, fatte a mano, diciamo stampate in 3D ma dipinte a mano, al Viser Dinghi e il suo studio. Beh, volete saperne di più? Siete curiosi? Continuate a seguire il video. Bene, qui abbiamo la confezione perché vi arriverà a casa così. La scatolina molto carina con il logo Pirate Studio. Lo studio si avvale della prestigiosa collaborazione di Simona Bordonaro. Se vi ricordate, mi hanno anche messo a posto la mia statua di Ashitano Jo Rokijo. Ma andiamo al contenuto. Una volta aperta la scatola, guardate la cura. Guardate che bella che è questa testa, bellissimo. Questo è uno sculpt fatto internamente dallo studio Pirate con stampa 3D e cerca di essere il più vicino possibile ai setè originali. A me ricorda molto lo stile di Ochi. Questa testa ce l'ha solo al Vise, quindi è un'esclusiva sua perché l'hanno fatta internamente. È dipinta a mano con colori da modellismo. La testa è fatta in resina e oltre al colore normale ha una finitura da carrozziere per mantenere il colore più resistente. Vedete che è davvero bellissima. Ho parlato lungamente con Alvise sulla durabilità di queste teste, di questi materiali, di questi colori. Lui mi ha assicurato che sono state pensate per essere usate, quindi l'unica accortezza ogni tanto è pulirle con un panno bagnato. Per il resto lo sculpt mi piace tantissimo, una delle teste più belle che abbiamo visto di Jig. Facciamo un paragone al volo con la testa CMS. Questa è la testa del CMS che ritengo ancora tra le migliori. Ecco un confronto con le due teste direttamente. Beh, allora, quella CMS ancora si difende molto bene per avere tutti i secoli che ha, insomma, e mi ricorda tantissimo quella della sigla, quella principale. Questa nuova comunque è davvero bella, molto simile a Settei, mi ricorda molto quella di Ochi e complessivamente ha un bellissimo sculpt. Potete vedere comunque il confronto tra un prodotto tra virgolette artigianale, perché qua si tratta di roba fatta da professionisti, e una cosa uscita in fabbrica ormai tanti anni fa. Visto che sono in vena di confronti, guardate anche un confronto con questa testa che mi hanno regalato di un vecchio gioiello. Cioè, ecco, c'è un abisso. Qualche mio dubbio sulla grandezza, ma lì ogni fotogramma cambiava perché alle volte era grosso in un modo, a volte in un altro, cioè, quindi fosse leggermente più grande era meglio, ma non sono tanto sicuro. Come potete vedere da questa foto, Alvise ha anche adattato questo sculpt in modo che possa essere usato sul CMS, può anche essere usato sullo Z Pro. Questa è ancora solo una cosa preliminare, diciamo un prototipo, non è ancora l'effetto finale, deve ancora essere un po' aggiustato, però direi che è un bel insieme. Conclusioni finali: è la testa definitiva di Jig in questa scala? Probabilmente sì, e se non è quella definitiva è una delle più belle, anche come rapporto qualità prezzo direi ottimo, contando che comunque è colorato a mano e ha una realizzazione personale, quindi che ve lo dico a fare? Accattatevelo assolutamente, contattate il buon Alvise e prendetevi una di queste testoline perché non ve ne pentirete. Con questo è tutto, spero che vi sia piaciuto il mio video, continuate a seguirmi, alla prossima!